cari amici di Opera Classica, benvenuti ad una nuova puntata di Opera Classica ASMR. Leggeremo la biografia artistica di Michele Campanella, pianista. Formatosi alla scuola di Vincenzo Vitale, Michele Campanella è affermato nel mondo come uno dei maggiori interpreti di Liszt. La società Franz Liszt di Budapest gli conferisce 3 volte il Grand Prix du Disque 1976, 1977 e 1998. Nel 1986 il Ministero della Cultura ungherese gli conferisce la medaglia ai meriti listiani, così come l'American Liszt Society nel 2002. Nel 2014 viene insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2018 gli viene conferita la laurea honoris causa in discipline della musica e dello spettacolo, storia e teoria, per meriti culturali e artistici dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. È un artista di temperamento assai versatile, caratteristica che lo porta in 52 anni di carriera ad avvicinare autori quali Clementi, Weber, Poulenc, Busoni, Rossini, Brahms, Ravel e Liszt. Suona con le principali orchestre europee e statunitensi, collaborando con direttori quali Claudio Abbado, Aldo Ceccato, Gianluigi Gelmetti, Eliao Imbal, Charles Maquerras, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Georges Prêtre, Esa-Pekka Salonen, Wolfgang Sawallisch, Thomas Schippers, Hubert Soudant, Pinchans Steinberg, Christian Thielemann. Negli anni recenti è spesso presente in veste di direttore solista con le più prestigiose orchestre italiane, come l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da Camera di Padova e del Veneto, i Virtuosi Italiani, la Haydn di Bolzano e Trento e l'ORT, Orchestra della Toscana. All'attività di musicista affianca quella di scrittore. Vale la pena di ricordare i libri Il mio Liszt, Considerazioni di un interprete, pubblicato nel 2011, e Suono, Pensieri e divagazioni di un musicista fuori dal coro, una serie di concerti suonati con le parole, attorno agli argomenti fondamentali e ai giganti della storia della musica, da Bach a Beethoven, Rossini e Saint-Saëns, e poi Clementi e Chopin, Verdi e Puccini,
Schumann, Brahms e Liszt, pubblicato nel 2019. Recentemente pubblica su disco l'integrale degli Années de pèlerinage di Liszt, progetto ricompensato con 5 stelle dalla rivista Musica e definito Grand Frisson, grande emozione, da Audiofilm Magazine. Sempre nel 2021 pubblica il suo nuovo disco Dreams and Tales, nel quale interpreta i quadri di un'esposizione di Mussorgsky insieme alla sonata numero 3 e al Vals di Scriabin. Nel 2017 organizza la prima edizione di Spina Corona, passeggiate musicali napoletane, un festival innovativo che ottiene uno straordinario successo di pubblico, diventato un appuntamento annuale. Michele Campanella è un artista ufficiale Yamaha. Al Teatro Filarmonico di Verona debutta nel 1980 e torna nel 1987 per un concerto sinfonico. Per la stagione sinfonica del Teatro Filarmonico di Verona 2021 è protagonista del concerto Imponenza e Suggestioni. La biografia artistica di Michele Campanella, pianistica, è tratta dal materiale informativo per la rassegna stampa del Teatro Filarmonico di Verona, che io pubblico sul sito blog Italo Argentino. Serena conduce Opera Classica Eco Italiano. Grazie per aver seguito questa puntata di Opera Classica ASMR, dove vi ho letto la biografia artistica di Michele Campanella, pianista. Buona salute a tutti e buona musica da Serena Conduce.